Buongiorno a tutti, riprendiamo con il secondo panel di questo NPL UTP Forum, dove parleremo di UTP tra prevenzione e approccio industriale e vado a salutare velocemente gli ospiti di questa seconda sessione. Abbiamo Andrea Pavese, Head of Non Performing Exposure per Banca Sella. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Stefano Padovani, Presidente CDA Next Legal e Partner per NCTM Studio Legale. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Gianluca De Martino, Head of GDM Single Names per UniCredit. Ciao, buongiorno. E Antonella Pagano, Managing Director per Financial Services Accenture. Buongiorno Antonella. Buongiorno a tutti. Grazie mille. Allora, in questo secondo panel l'idea è fare un pochino una panoramica tra prevenzione e approccio industriale, quindi valutare che cosa si può fare in via preventiva prima che le aziende vengano classificate come unlikely to pay, come gestire insomma, le sinergie fra i differenti operatori che operano lungo la filiera e, ahimè, come gestire invece il caso in cui sia inevitabile insomma, il default. Partirei con un po' il punto di vista degli istituti di credito, lasciando la parola a Gianluca De Martino, per una visione insomma, un po' di quelle che a suo avviso possono essere sia le cose da fare per prevenire l'ingresso in UTP, sia le possibili sinergie insomma, con i vari operatori della filiera. Grazie Massimo. Ma devo dire che il primo panel è stato molto vibrante, ha tirato fuori tanti spunti, no? Che secondo me vale la pena su alcuni, come dire, stressare e puntualizzare, anche perché uno dei punti che secondo me sono stati più pregnanti nella discussione è l'individuazione dell'UTP come asset class estremamente diversa da quello che è il non-performing. Ce lo siamo detti e non mi stanco mai di ripeterlo, quando parliamo di UTP, come dicevano i colleghi poc'anzi, parliamo di clienti vivi. La banca, nella sua interezza, non lavora per creare sofferenza, ma né semmai per creare re-performing dei clienti. Quindi l'UTP deve essere trattato in tutta la filiera del credito con delle dinamiche che sono completamente diverse, sia in ambito di, come dire, prevenzione, come ci siamo detti, che gestione nell'ambito del restructuring, che se vuoi di servicing quando viene outsourcato esternamente. Quindi il dialogo in questo senso con la clientela è il passaggio fondamentale. Mi fa un po', ed è un altro dei punti che è stato detto forse da un collega, mi rende un po' nervoso quando parliamo di algoritmo e intelligenza artificiale applicata agli UTP, che sicuramente ha una connotazione molto, come dire, importante in ottica di visualizzazione della crisi d'impresa, ma forse va anticipata in quello che è una fase di monitoring. Allora, lì trovo che è estremamente significativa che il sistema bancario, le banche si dotino di sistemi che identificano in maniera veloce, puntuale e preventivamente quelli che sono i segnali, perché una volta che la crisi è deflagrata, qualsiasi possano essere i remedies, no, di un intervento massivo, poi di fatto deve essere customizzato. Era, se vuoi, un altro degli N punti, no? E quella è una grande sfida di servicing, il fatto di diventare, come dire, non olistici, ma sicuramente molto specializzati in alcune asset class. Chi fa large corporate non può fare SMEs, chi fa real estate non è olistico su tutto, residenziale, eccetera. Quindi, secondo me, questi due punti devono essere un po' rimessi al centro dell'attenzione e della, come dire, creazione di una catena del valore nuova, no? Perché post pandemia stiamo parlando di un mondo che è completamente nuovo e anche nella gestione del credito. Banche, originator e quindi tutto il mondo che ha a che fare con il mondo della clientela deve attrezzarsi per anticipare il più possibile quello che è la visualizzazione dei problemi su tutte le scale dei clienti, da large enterprises alla microimpresa. Per fare questo sicuramente dobbiamo introitare competenze terze o come dire, crearlo, no? In house, e introitare soprattutto sistemi di gestione che siano molto più efficienti. L'altro punto che facevano i colleghi è quello di un time lag nella gestione dell'UTP che è sempre molto lunga. È impossibile pensare che nel nuovo mondo post-pandemico si possano aprire dei tavoli anche di ristrutturazione quando stiamo parlando di SMEs o di large file di 12-18 mesi. In questo
così lasso di tempo, il mondo cambia, l'abbiamo visto ultimamente, per cui molto più azione, come dire, propositiva di monitoring e come dire, molto meno attendismo verso una soluzione che debba più o meno risolvere tutto. L'ultimo punto che secondo me vale la pena come dire, ripuntualizzare anche per come dire, riallacciare e levare la discussione è su quello che sono state un po' i remedies che abbiamo avuto durante la crisi, no? I finanziamenti garantiti sono stati uno strumento straordinario, cioè, la liquidità che nel sistema è stata come dire, assorbita dalla crisi è stata riproposta e sicuramente Antonella o tu avete dei numeri molto migliori dei miei, però 150 miliardi di finanziamenti garantiti sulla fine del 2020 sono stati una contingenza alle aziende, alle imprese italiane straordinario, come lo sono adesso le moratorie, per cui le moratorie vanno a coprire non una liquidità, come dire, contingente, ma una rivisitazione delle scadenze. L'ultimo punto che forse è stato meno visualizzato e che secondo me sarà il vero motore della ripresa è quello, ad esempio, del patrimonio destinato che è all'interno di CDP, quindi il nuovo decreto che va a come dire, identificare un patrimonio rilancio con strumenti di capitale e quindi non nuovo debito ma capitale per le aziende che possono effettivamente colmare l'ultimo gap che è quello della ricapitalizzazione necessaria dopo forse 14 mesi di pandemia. Ecco, questo secondo me è la nuova filiera del credito. Anticipare quello che è il punto con un come dire, recupero che non è giudiziale, garantuale, ma è un recupero verso il restarcio, verso il back to bonus. Grazie. Passerei allora ad Andrea per vedere, diciamo, magari anche dal suo osservatorio, chiaramente di un istituto magari con un orientamento magari un pochino più specialistico, qual è la visione. Grazie. Grazie Massimo. Allora, innanzitutto in questa situazione sentiamo ancora di più il dovere morale di supportare le aziende, perché ricordiamoci, ci troviamo a uno shock esogeno, non sono in molti casi scelte imprenditoriali sbagliate, ma è un evento che ha colpito in maniera simmetrica i paesi e alcune filiere, alcuni settori. Certo, ma forse poi se ne parlerà dopo con il dottor Padovani, ed è forse uno spunto già nato nel panel precedente, ci vuole un framework legale, secondo me, adeguato, per evitare poi situazioni paradossali dove magari lo sforzo di aiutare le imprese al contrario viene percepito come qualcosa di addirittura penalmente rilevante. Io mi ricollego al discorso fatto poc'anzi sui modelli di early warning, sulla appunto capacità di intercettare per tempo quelle che sono situazioni di criticità. E con il nostro gruppo, con la nostra software house che abbiamo in India, è da qualche anno che lavoriamo sui modelli di early warning sviluppati in base all'intelligenza artificiale. E chiaramente lo facciamo non su UTP, perché lì ormai è dichiarato, ma lo facciamo sulle posizioni in bonus nell'ambito della funzione di monitoring, che non dipende da me, ma di cui che io conosco i ragazzi che ci lavorano e stanno facendo un lavoro talmente interessante che non posso non ascoltarli quotidianamente. Questi modelli di analisi predittiva funzionano bene. Funzionavano bene, chiaramente tutto è stato fatto prima del Covid, quindi questi modelli lavoravano bene nel momento ante-Covid, anche se vi posso portare qualche aneddoto interessante, perché poi combinare i risultati dell'analisi predittiva, dei modelli di early warning, con la componente umana non è sempre facile, perché questi modelli sono complessi, vanno a mescolare 2 o 3 mila variabili per cercare di intercettare e capire quali saranno le posizioni che manifesteranno in futuro delle criticità. E quindi quando noi poi passiamo questo tipo di informazione al gestore, il gestore le criticità non le vede, perché in questo momento non ci sono. E quindi questo era lo scenario su cui stavamo lavorando, cercare di trovare il modo giusto di utilizzare questi strumenti che ci anticipano quello che potrà essere una criticità futura e farlo lavorare da un gestore della relazione che in questo momento questa criticità giustamente non la vede. L'altro aspetto è che lo step 2 dei modelli di early warning è non solo svilupparli con la capacità di andare ad anticipare quello che in futuro sarà una posizione che potrà portare delle criticità, ma anche individuare dove saranno queste criticità, perché la banca deve in questo caso qui cercare di farsi consulente del cliente e sfruttare il modello per andare ad anticipare quali saranno i punti di debolezza che diciamo, coglieranno le imprese, quindi sapere muoversi in modo consulenziale e anticipare le soluzioni alle criticità future.
purtroppo col Covid ci sono questi modelli predittivi, diciamo, sono anche stati in questo momento un po' inutili, nel senso che oggi capire chi sarà in difficoltà è molto semplice. Quindi chi tra 6 mesi sarà in difficoltà, basta guardare gli estratti conti, quando non arrivano più bonifici, il transatto è crollato dell'80%, individuare il settore in difficoltà, non ci servono i modelli di intelligenza artificiale. Quindi si sposta tutto su che cosa facciamo per supportare queste aziende. Allora, ricordiamoci che molte sono aziende che funzionavano fino a ieri e che con alcune modifiche e con l'adattamento alla situazione possono ripartire. Gli strumenti che abbiamo non è che sono molto innovativi, sono sempre gli stessi, sono le moratorie, sono le rinegoziazioni, sono gli stralci, sono il supporto di linea breve. Quello che secondo me dobbiamo mettere in campo, ed è già un processo che a livello bancario è partito da qualche anno, non vorrei ripetere cosa già detto, è quello della specializzazione. Quindi una cosa che stiamo facendo anche al nostro interno è specializzare i gestori delle relazioni. Un conto avrà a che fare con una persona fisica che ha un mutuo, che è in difficoltà, un conto avrà a che fare con PMI, un conto avrà a che fare con large corporate. E un conto avrà a che fare con settori diversi, perché un conto è essere specializzati sul manifatturiero, piuttosto che sul tessile, piuttosto che su chi produce vino o che gestisce un albergo. Le soluzioni sono diverse, i tempi sono diversi. E allora bisogna sentirli, i clienti. I clienti vanno sentiti, i clienti vanno ascoltati. Molto spesso la soluzione arriva da loro. E allora qui andiamo sulla seconda parte del panel, cioè l'industrializzazione. Su alcuni settori, secondo me, su ad esempio cluster specifici per dimensione e per codice Ateco, si può industrializzare, si possono trovare soluzioni che sono simili, che sono replicabili, che sono industrializzabili. Questo è un po' il punto e lo stato della situazione. Verrà toccato alla fine, ma il framework legale, secondo me, è uno dei motivi, uno dei punti che non, da cui non possiamo, non prenderemo. Abbiamo l'occasione adesso del rinvio della legge, del codice della crisi d'impresa. Cose come le misure d'allerta rischiano, secondo me, di avere un effetto controproducente se non calate nel modo corretto nella realtà imprenditoriale italiana, che noi sappiamo è un po' diffidente con la macchina dei tribunali. Grazie, tra l'altro ottimo, diciamo, per la fase finale, quindi facciamo prima un passaggio con Antonella, diciamo ancora su questa prima parte, poi apriamo la sessione legale con Stefano. Quindi chiederei a Antonella, anche sulla base, oltre che della tua, insomma, diciamo, esperienza piuttosto variegata e approfondita e dal vostro osservatorio privilegiato, darci un po' il tuo punto di vista, quindi su queste tematiche, sia lato di, diciamo, prevenzione, e quindi abbiamo già toccato temi dall'utilizzo dei dati, dei modelli, l'utilizzo del... di evitare il cattivo utilizzo di queste cose e dalle sinergie, diciamo, tra gli operatori della filiera, insomma, per poi portare a terra, diciamo, dei risultati concreti nella gestione. Sì, grazie Massimo. Mi ritrovo con tanti commenti che sono stati già anticipati da Gianluca ed Andrea, cioè il tema della prevenzione early warning è fondamentale. E anche quello che si diceva, cioè in realtà i modelli di early warning non è una novità per le banche, cioè sono comunque in essere chiaramente con livelli di sofisticazione crescente anche con il progredire della tecnologia, no, che consente di utilizzare i dati con una finalità predittiva più sofisticata. Direi che la discontinuità che c'è stata con la pandemia fa sì che si debba tenere in considerazione anche elementi diversi, cioè il settore merceologico, l'area geografica, sono elementi che effettivamente con la pandemia entrano un po' a rimettere in discussione quelli che erano i modelli predittivi, quindi mi ritrovo con quello che diceva prima Andrea, però si possono comunque fattorizzare, e la cosa fondamentale è che questo consente appunto di segmentare il portafoglio, individuare appunto in anticipo questi segnali, poi con l'obiettivo ovviamente non solo quello non del disimpegno della banca, ma appunto, come suggerivano, quello di un approccio più proattivo. E direi che lavorare proprio su questo spirito anche di collaborazione e di miglioramento, anche di più rispetto al passato, se vogliamo, del rapporto banca-cliente, direi che è veramente un aspetto fondamentale. Quindi approccio forward looking, tra l'altro anche tutta la nuova normativa, pensiamo al discorso anche della LOM, cioè tutte quello che è stato introdotto spinge sempre di più verso questa direzione, quindi si guarda al passato, sì, ma soprattutto si guarda a quello che succede dopo, quindi diciamo veramente centralità del dato e utilizzo sia dei dati appunto di cui dispone la banca, potenzialmente anche accesso a dati esterni, quindi direi la data driven bank è sempre più un elemento da tenere in considerazione.
Passando invece al tema delle sinergie, in questo momento si stanno sperimentando varie forme di potenziale collaborazione tra banche, investitori, servicer. Direi, volendo semplificare, abbiamo tre possibilità. La cessione to core, quindi la classica cessione di portafoglio, ma qui parliamo di UTP, quindi con tutte le caratteristiche che ci siamo detti prima, quindi posizioni vive, quindi situazioni nelle quali bisogna guardare non un credito da recuperare, ma una posizione da gestire, però insomma, cessione, conferimento in fondi, in cui comunque poi ci sarà il supporto di un soggetto terzo, di un gestore che andrà a prendere appunto la gestione delle posizioni, ma comunque in qualche modo con il mantenimento da parte della banca, la partecipazione della banca comunque alle performance, diciamo, generate dal portafoglio. E poi invece l'outsourcing, cioè quindi la situazione in cui la banca si appoggia a un gestore esterno, a un servicer esterno per gestire le posizioni. Chiaramente nel mondo di UTP questa tipologia anche di outsourcing è un po' più articolata e più complessa rispetto a quello che succede nel mondo delle sofferenze. Direi che un elemento fondamentale in ogni caso per quanto riguarda la gestione da parte di soggetti terzi e servicer, e anche questi sono temi che sono stati toccati, sono quelle della definizione di modelli operativi comunque efficienti, nei quali si deve cercare di individuare delle strategie coerenti con le specifiche caratteristiche del portafoglio. Ancora una volta, in questo senso, il segmentare il portafoglio per individuare anche quelle che sono le parti da gestire con priorità assoluta. Cioè, c'è comunque un tema di velocità, sarà sottolineato anche negli interventi precedenti, quindi occorre essere celeri, ma soprattutto in alcune posizioni più che in altre. Quindi la segmentazione del portafoglio, l'individuazione di un ordine di priorità, anche finalizzato poi a definire una strategia che, volendo un po' semplificare, va o verso il revamping, quindi il rilancio, il cercare di riportare in bonus la posizione, quindi il recupero, piuttosto che invece la parte invece, diciamo, di disimpegno, che può essere un disimpegno magari della singola banca, perché in funzione appunto delle caratteristiche, magari non è la banca principale, ha un'esposizione minoritaria, non sarà quella a trainare il tutto, sarà magari appunto la banca che è maggiormente esposta, quella che guida. Quindi, ripeto, l'elaborazione di strategie coerenti con le caratteristiche è fondamentale. Volevo sottolineare poi due aspetti. Relativo al tema dei portafogli ceduti, ovvero come gestire le posizioni di breve termine revolving, quindi il tema della fronting bank. Un tema molto dibattuto, molto, secondo me, caldo, e nel quale le soluzioni sono molto in evoluzione. Cioè, secondo me ci sarà comunque una progressiva evoluzione nelle soluzioni tecniche che si andranno a trovare man mano che si svilupperà di più il mercato degli UTP. Ad oggi, diciamo, la soluzione prevalenti sono quelle di cercare, soprattutto nell'interim period, cioè nel momento che intercorre tra la firma del contratto e l'efficacia economica, di trasformare, diciamo, quelle posizioni revolving comunque in forme tecniche cristallizzate, no? In modo da semplificare la gestione da parte del servicer, è vitale che serva effettivamente una fronting bank che gestisca tutte le operazioni di conto corrente, il factoring, cioè tutte quelle operazioni che richiedono una dinamicità. E dall'altra, l'altro modello applicato è quello di mantenere la banca originator come fronting bank, quindi sarà anche applicato nel mercato in diverse situazioni, porta con sé comunque delle complessità, diciamo, non da poco, per cui ancora una volta va ragionato in funzione della singola operazione. E poi un altro aspetto che è in fase, diciamo, anche qui di dibattito sul mercato, è la possibilità invece di partnership con banche terze che svolgono questo ruolo di fronting. Infatti è comunque un aspetto potenzialmente interessante, ha delle complessità, ad oggi ancora si è visto poco, però ritengo che man mano che appunto si svilupperà il mercato si potrà considerarlo sempre di più. Un aspetto invece molto importante... Antonella, scusami, se posso, sì, commentare su questo, perché hai tirato fuori due punti che sono per me molto caldi e molto, come dire, appropriati nella discussione degli UTP, cioè sì, quello della cessione, no? E quindi delle meccaniche non solo legali, tecniche di cessione, ma anche di gestione.
Molte volte quando approcciamo il mondo UTP, che è estremamente diverso sul mondo NPL, la cessione non è un remedy sbagliato della banca, ma è un modo che la banca ha per dare accesso al cliente stesso a competenze terze che evidentemente non può dare, no? Quindi vengono in mente le challenger bank che ci sono adesso sul mercato o gli operatori specializzati che sono, come dire, anche a livello corporate molto più attivi nel trovare soluzioni ad esempio di M&A o di consolidamento che la banca tradizionale molte volte non ha al suo interno, per cui la vede in un'ottica completamente diversa, un'ottica di ristrutturazione, quindi di riscadenziamento, più che di revamping del cliente stesso. E quindi secondo me uno dei punti che tu hai menzionato, che è quello delle piattaforme, se vogliamo, e quindi anche dei service stessi, in versione diversa, quindi non in versione, come dire, di gestione esteriorizzata, ma quella di gestione alternativa, essendo nuovi lender e le banche diventando, come dire, dei quotisti di fondi piuttosto che di altre iniziative, quello è un modo, secondo me, molto più attivo e proattivo per i clienti e per le banche per gestire, come dire, delle contingenze specifiche in una settorizzazione che tu giustamente menzionavi, che deve essere fatta. Quindi il portafoglio UTP non entra più nel mare magnum come è un portafoglio bad loans di posizioni con una storia di recupero, ma diventa, a seconda dell'asset class, indirizzabile verso strategie di evoluzione diversa e verso service, come è stato detto anche nel panel precedente, con caratteristiche diverse. In tutto questo mi permetto di chiudere il tuo discorso, c'è il ruolo della fronting bank, nel senso che quando parliamo di UTP, quando parliamo soprattutto di small business, lo small business è tradizionalmente caratterizzato da linee a breve termine, il working capital, che è un concetto molto italiano e poco estero, e dà l'idea del fatto che effettivamente il working capital lo danno le banche e lo dà poco l'imprenditore, è difficile da rimpiazzare perché ovviamente ci sono, no, nuove iniziative anche nel factoring, nuove generazioni, piattaforme tecnologiche, ma tendenzialmente quel working capital è una forma di debito perpetuo, mi viene da dire. Quindi per le banche sostituire il working capital con altre piattaforme è estremamente costoso ed è una, come dire, una via che deve essere molto ottimizzata prima di diventare diciamo operativa. Forse per certi versi a quel punto è inevitabile la cessione anche del working capital, no? Ma la cessione del contratto del working capital, quindi mettere qualcun altro nelle stesse scarpe della banca che ha originato il contratto per portare avanti, come dire, il dialogo con il debitore, il cliente, altrimenti il consolidamento crea nuovo debito e quindi è un tema diverso, insomma, anche a livello, no, di evoluzione societaria. No, assolutamente Gianluca, secondo me su questo aspetto poi bisogna anche vedere la posizione del singolo debitore, che magari è una molteplicità di banche, no? Quindi può darsi che alcune forme magari le possa gestire un'altra banca rispetto a quella che viene ceduta, però assolutamente il tema di che poi, cioè, fronting bank ha due aspetti: prossimità territoriale e possibilità di gestire appunto le forme tecniche di contratti vivi. Quindi insomma è un argomento complesso, secondo me c'è tanto su cui lavorare e ripeto tutte le modalità anche per gestire, no, quei finanziamenti, quei contratti attivi in cui c'è comunque un accordato non ancora tirato, però si vuol passare comunque all'investitore che va a comprare, quindi fare i finanziamenti baciati, cioè ci sono complessità che ripeto. Tant'è vero che di portafogli granulari ce ne sono stati molto pochi sul mercato di UTP. No, ma infatti per questo dico, alla fine finora si è cercato un po' il workaround, diciamo così, di semplificare la situazione e trovare per il singolo cliente magari appunto laddove effettivamente c'era bisogno di una forma tecnica di breve, magari farla dare ad un altro soggetto, quindi una cosa un po' più sartoriale. È chiaro che più vanno a crescere le dimensioni di portafogli e più sarà necessario trovare delle soluzioni stabili. Non vorrei prendere troppo tempo, però c'è un aspetto che sempre Gianluca dicevi che secondo me è importantissimo, il tema della nuova finanza, no? Perché per fare il revamp di molte posizioni a volte la banca ha un po' le mani legate, nel senso che erogare nuova finanza è costosissimo a un soggetto in default, cioè già in NPE,
è veramente costosissimo, assorbimento patrimoniale, e quindi veramente si deve fare in modo, cioè a volte ci sono dei vincoli magari molto maggiori rispetto a quello che si vorrebbe fare. Quindi in questo caso il passaggio su dei soggetti che invece con... ancora una volta ci sono con forme tecniche diverse, perché ci possono essere le challenger banks, assolutamente, che come dire proprio si focalizzano sul poter magari anche affiancarsi all'acquirente del portafoglio, no? Quindi ci possono essere situazioni in cui si mettono insieme investitori con appetiti diversi, no? L'investitore del portafoglio, la challenger banks che fa la nuova finanza, piuttosto che anche situazioni in cui l'investitore magari arriva al finanziamento tramite l'SPV, fondi raccolti sul mercato, gestiti dalla SGR, sentivo anche prima Paolo Pellegrini, insomma, su, che menzionava questo aspetto, insomma c'è veramente una molteplicità. Sicuramente l'UTP spesso richiede nuova finanza, quindi il fatto di poter trovare modalità che vanno anche un po' a aiutare, se vogliamo, il cliente, no? Quindi l'uscita dalla banca in alcuni casi è un modo per aiutarlo, cioè non è un disimpegno della banca finalizzato a voler cedere la patata bollente a qualcun altro, no, è proprio una modalità per riuscire a aiutarlo secondo modelli sostenibili. Quindi insomma, su questo, secondo me, la possibilità appunto di erogare in modo efficiente nuova finanza nelle situazioni, riuscendo man mano a abbassare il taglio, no? Perché le posizioni grandi, i grandi investitori, diciamo, in posizioni di stress ci sono sempre stati, non è una novità. La sfida è quella di riuscire a farlo su portafogli più granulari, quindi effettivamente allargare la base dei possibili fruitori di questa finanza. No, e questo, tra l'altro, io questo, diciamo, discorso di Antonella, anche con gli insegnamenti di Gianluca, per introdurre la parte con cui andiamo su Stefano, che voglio dire, on top di tutto quello che abbiamo detto, c'è chiaramente lo scenario che tutte queste attività hanno il downside di essere soggetti che hanno una probabilità di default più elevata della norma, per cui in qualunque delle fasi, che sia quella gestione operativa, che sia per la nuova finanza, stiamo parlando dei soggetti che chiaramente si portano dietro chiaramente una probabilità maggiore rispetto al bonus. E a questo punto chiederei appunto finalmente a Stefano di farci un po', diciamo, di approfondimento sul tema del nuovo codice d'impresa, che è stato, diciamo, più volte evocato sia nel panel precedente che parzialmente da Andrea, che ci serve anche, insomma, poi da elemento introduttivo per la seconda parte di questo panel, e quindi sulla gestione, quindi dei casi in cui il default è ormai conclamato e bisogna in qualche modo, come posso dire, occuparsene. Grazie Stefano. Grazie Massimo, volentieri. Io credo che per affrontare il tema UTP sotto il profilo legale sia necessario, diciamo, fare una distinzione tra quella che era la situazione, il mondo, diciamo, pre-pandemico, e quello che auspicabilmente sarà una volta superata l'emergenza sanitaria, e quelli invece che sono gli strumenti di legislazione d'emergenza che sono stati adottati, e da ultimo anche appunto patrimonio destinato CDP, che è stato nominato da Gianluca, sono stati pensati proprio in un'ottica emergenziale. E questo probabilmente anche perché, parlando di UTP, bisogna distinguere tra UTP che si sono formati prima della pandemia e della situazione, diciamo, emergenziale, e invece ciò che sta avvenendo o presumibilmente avverrà, soprattutto una volta che alcuni strumenti come le moratorie verranno a cessare successivamente alla pandemia, perché sono strumenti che appunto poi trovano applicazione solamente a situazioni di crisi causate, diciamo, in quanto verificatesi dopo una certa data per effetto appunto della pandemia del Covid. Facendo un passo indietro, quindi guardando invece che cosa si è pensato di fare, che cosa è stato fatto sotto il profilo normativo prima del Covid, ovviamente il pensiero va al codice della crisi d'impresa, che era stato, diciamo, pensato, ha avuto, come voi sapete, una gestazione piuttosto lunga, diverse commissioni che si sono succedute, ma la cui logica era proprio perché per il momento ne è entrato in vigore solamente un pezzo, la logica è proprio quella dell'early warning, cioè di individuare degli strumenti
che consentissero di intervenire nella crisi, addirittura di anticipare l'emersione della crisi e di limitare quello che è lo strumento, diciamo, concorsuale per eccellenza, il fallimento, poi ora liquidazione giudiziale, solamente nelle situazioni più disperate e non recuperabili. E per questo, quindi, early warning, il codice è intervenuto, diciamo, su tre filoni. Da un lato, perché ha previsto delle norme che riguardano gli assetti organizzativi delle imprese societarie, che quindi, introducendo una nuova norma del codice civile e prevedendo quindi che le aziende si debbano dotare di una struttura organizzativa interna proprio per consentire l'emersione, diciamo, tempestiva delle situazioni di crisi, ha definito anche la crisi d'impresa. La legge fallimentare essenzialmente si basa sul concetto dell'insolvenza per far partire una certa serie di conseguenze, e invece il codice della crisi, poi anche modificato, ha proprio una definizione di crisi che è lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza. Quindi, diciamo, possibilità di intervenire in un momento precedente. E poi con le famose allerte che sono state già menzionate, cioè essenzialmente imponendo a determinati soggetti qualificati, che sono ad esempio l'organo di controllo interno o dei creditori qualificati come Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia della Riscossione, diciamo in termini generici e poco tecnici, obblighi di alzare la mano e di attivarsi nel momento in cui appunto si verifichi una situazione che lasci presupporre poi una successiva evoluzione peggiorativa della crisi. E anche il codice ha cercato poi di individuare proprio degli indici della crisi, che sono poi dei concetti che si trovano per chi appunto opera nelle banche normalmente nei contratti di finanziamento, quindi sostanzialmente dei covenant finanziari che vanno a misurare il ratio tra patrimonio netto e PFN piuttosto che flussi di cassa e oneri del servizio del debito. Quindi tutto bene, nel senso che anche il legislatore si era mosso tempestivamente per cercare di dare degli strumenti che proprio nel mondo degli UTP potevano essere utili. Peccato che la situazione che si è venuta a creare con l'emergenza del Covid abbia indotto, probabilmente, penso che questo sia un punto di vista condiviso anche dagli altri relatori, ha ritenuto di differire l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa. In realtà ne è entrato in vigore un pezzettino, il corpo fondamentale del codice doveva entrare in vigore all'agosto dello scorso anno, al momento è stata l'entrata in vigore differita al 1° settembre e vedremo se questa, diciamo, data sarà mantenuta. Perché è stato differito è stato anche già in qualche modo rilevato, il codice era destinato a entrare in vigore in una situazione economica sostanzialmente normale, quindi con la logica di andare ad intervenire sulle situazioni di crisi. Sono stati creati anche appunto questi organismi di gestione della crisi d'impresa che dovevano poi aiutare le aziende, pensiamo soprattutto alle aziende più piccole che poi sono la gran parte delle aziende italiane, ad avere un'interlocuzione che consentiva proprio in un momento anticipato quello di affrontare la crisi e cercare di risolverla. In una situazione invece di shock economico generalizzato, quindi con il rischio appunto in questo momento contenuto da questi strumenti, diciamo, emergenziali, ma con il rischio di un'emersione, quindi di tante allerte che suonavano e possono suonare contemporaneamente, chiaramente non sarebbe stato opportuno, anche perché le risorse in campo non potrebbero essere
non sarebbero sufficienti per intervenire in una molteplicità di casi, e poi avrebbe anche frustrato, diciamo, quella che appunto dicevo è la logica del codice della crisi di impresa, cioè evitare il ricorso alle procedure concorsuali vere e proprie, quindi diciamo sia nella forma del concordato sia poi nella forma, diciamo, della liquidazione giudiziale. Questo, scusami, Stefano, al volissimo, visto che diciamo in realtà anche Andrea prima aveva un po' fatto riferimento alla rilevanza del quadro giuridico e soprattutto a questo delicato momento della crisi d'impresa. Non so se volevo provare a intervallare un attimino e chiedere magari anche allo stesso Andrea di approfondire un po' quella cosa, visto che adesso stiamo parlando chiaramente di questa fase, quindi ti faccio intervallare e poi ovviamente riapriamo tutta la... Vai Andrea. Io faccio solo questo ragionamento. La legge fallimentare tuttora in vigore, con qualche modifica negli anni, è durata 80 anni. Noi ormai siamo abituati a questa crisi, perché nessuno se l'aspettava, ma ogni 10 anni, 10-15 anni, qualcosa che scuote i mercati finanziari avviene. Deve essere una legge in grado di funzionare sempre. Deve essere una legge, deve essere un framework legale in grado di funzionare anche nei casi di crisi. È vero che questo qui è stata una cosa inaspettata, però insomma nel 2000 c'è stata una crisi, nel 2010 abbiamo avuto il subprime. Non possiamo immaginare di avere una legge che funziona solo nei momenti in cui tutto vada bene. Per cui è fondamentale che, anche per far recuperare un po' di fiducia nel rapporto tra imprenditore e, diciamo, tribunale, che il framework sia in grado di funzionare sempre e che abbia i giusti correttivi anche nei momenti di crisi. Io sono sempre un po' diffidente quando vengono calate dei numeri, delle percentuali, calendar provisioning, 3, 7, 10, misure d'allerta, patrimonio netto, non lo risolvi con un indice, con un numero, a mio avviso. Sì, perdonami Stefano, prego. Aggiungo solo una considerazione ad Andrea, che effettivamente ha centrato uno dei punti. Soprattutto quando parliamo di UTP, dobbiamo ricordarci che l'azione delle banche o dei colleghi, no, nelle unità di restructuring, che quindi storicamente si sono occupati di come dire, riprendere un discorso di ristrutturazione aziendale, si muovono in un corridoio molto stretto in cui le boundary sono l'interruzione abusiva del credito e la concessione abusiva del credito dall'altra parte. Per cui il codice d'impresa in questo senso, come diceva giustamente Andrea, forse andrebbe, non dico rivisto perché diventa forse anche un po' come dire, alla luce anche della pandemia un po' elefantiaco come progetto, ma sicuramente è molto appropriato capire anche il service esterno piuttosto che la politica della banca come poterlo implementare facilmente, perché poi diventa estremamente complicato nella vita non solo delle banche ma anche delle aziende interpretarlo. Ma io qui adesso non voglio fare il difensore del legislatore solamente perché faccio l'avvocato come mestiere. Però diciamo, relativamente al codice della crisi d'impresa stiamo dicendo differimento dell'entrata in vigore, cioè capisco l'osservazione, le normative devono essere applicabili in qualunque circostanza, però quello che è successo, sta succedendo in realtà, cioè, ci dimostra che è stato necessario, diciamo, cambiare una serie di paradigmi che effettivamente nessuno immaginava, cioè anche il parallelo con le crisi che si sono succedute, diciamo, negli ultimi 20 anni, forse a mio avviso non è neanche del tutto corretto, perché alcune crisi sono state crisi, diciamo, settoriali, sono state crisi che si sono verificate nel mondo in momenti diversi. Questa obiettivamente è una qualche cosa che è intervenuta diciamo in tutti i paesi e che bene o male, seppur in modo diverso, ha avuto un impatto trasversale sui settori economici. Quindi in realtà il differimento a mio avviso è corretto, si tratta di capire se la data che adesso è stata prevista per l'entrata in vigore del codice sia la data giusta o se saranno necessari altri differimenti.
Interventi ovviamente di aggiustamento sono possibili, è chiaro che senza avere nemmeno diciamo uno storico applicativo, immaginare già quali possono essere le correzioni probabilmente non è semplice. Gli indicatori, è chiaro che nel momento in cui si fa riferimento a dei rapporti, diciamo, matematici, economici, si rischia di perdere la visione complessiva del fenomeno. Però c'è uno sforzo, c'è stato secondo me uno sforzo apprezzabile per cercare comunque di dare diciamo, una codificazione che consenta anche poi di applicare uno strumento che prima non c'era, cioè quello di intervenire appunto l'early warning, intervenire per cercare di trovare un rimedio ad una situazione prima che questa effettivamente degeneri e peggiori. Poi sul tema, diciamo, nuova finanza e quindi rischi che gli operatori, in particolare i creditori, possono, diciamo, correre e affrontare nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione, comunque sappiamo che già l'attuale legge fallimentare e il codice dell'impresa, della crisi d'impresa, seppur con qualche modifica, ma ne ripropone sostanzialmente l'impianto, conosce degli strumenti che sono i famosi strumenti protetti, quelli che adesso chiamiamo piani attestati ex articolo 67 o accordi di ristrutturazione omologati ex 182 bis, hanno un'altra numerazione nel codice della crisi d'impresa, ma sostanzialmente, diciamo, ripropongono lo stesso tipo di tutela sotto il profilo della, ovviamente dei rischi di revocatoria e anche dei rischi di concessione abusiva del credito o danno dei vantaggi che sono quelli della prededucibilità per i nuovi finanziamenti. Qui però io credo che al di là dei temi appunto più strettamente dei rischi legali, sempre guardando il quadro normativo, i veri ostacoli alla concessione di nuova finanza per i creditori che sono già presenti sull'operazione sono rappresentati dal fatto che in modo abbastanza anticiclico, contemporaneamente allo svilupparsi della pandemia, sono entrate in vigore le normative che sono state menzionate del calendar provision, della nuova definizione di default, che sostanzialmente, richiedendo un accantonamento basato appunto sul vintage, sul calendario del credito, a prescindere se si tratti di NPS dalle effettive possibilità di recupero giudiziale e se si tratta di UTP dal tempo necessario per far tornare il debitore in bonis, ovviamente inducono le banche che sono già esposti, i creditori che sono già esposti, a non volersi, diciamo, esporre ulteriormente, ragionevolmente, per il costo del capitale che quelle posizioni comportano. E nella mia esperienza, quello che io ho su alcuni tavoli verificato, c'è anche la difficoltà poi a individuare i soggetti alternativi che possono intervenire con la cessione, la Challenger Bank, la disposizione di nuova finanza. Perché? Perché ad esempio certe tipologie di finanziamento, alcuni di questi nuovi operatori non le fanno, non le possono fare. Penso, non so, al credito di firma, rilascio della bondistica di performance advance payment bond, ad esempio se la banca non è retata internazionalmente, quel tipo di nuova finanza non la può rendere. E forse, diciamo, sulla scorta, adesso ovviamente il mondo si svolge molto online, nascono i marketplace o sono già nati e altri ne stanno nascendo per fare l'incontro tra domanda e offerta di NPEs, quindi tra cessione di crediti non performing e acquisti. Forse pensare a un marketplace dove c'è anche l'incontro della nuova finanza, dove un'azienda, perché dobbiamo pensare anche a aziende medio-piccole, che casomai non hanno advisor che possono svolgere in modo proficuo questo lavoro di intermediazione, che casomai si affacciano,
e vanno a cercare, dall'altro lato ci sono gli operatori, quindi uno sa se ad esempio il fondo tizio investe solo nel real estate, investe solo nel manifatturiero, se ha dei limiti di investimento minimi o massimi, potrebbe essere, diciamo, un aiuto diciamo, per creare questo che effettivamente mi sembra risolvere un tema che è stato sollevato, cioè come accompagnare l'ingresso dei nuovi operatori e consentire poi alle banche che sono presenti sull'operazione di fare il loro, di svolgere il loro ruolo, che forse anche solamente quello di accompagnare l'azienda con la ristrutturazione delle esposizioni esistenti, piuttosto che intervenire con, diciamo, aumentando la propria esposizione con i costi che abbiamo visto, diciamo, questo comporta. Allora, noi ci stiamo un po' avvicinando alla fase conclusiva del panel, direi che ci restano un 2-3 minuti a testa per fare un ultimo giro e quindi magari io ripartirei da Antonella e sostanzialmente io vi chiederei in questa fase conclusiva una considerazione. Abbiamo parlato diciamo del quadro regolamentare, come eventualmente rimarcava anche Andrea, essenzialmente diciamo c'è la necessità che le norme siano stabili e che siano sufficientemente generali da poter gestire una vasta casa, quindi cioè non è pensabile di modificare il quadro normativo ad ogni grande crisi. D'altro canto, secondo me uno dei convitati di pietra un po' di tutte queste discussioni è sostanzialmente la gestione di questa fase grigia, diciamo che va a vario titolo della sotto l'egida della crisi d'impresa, ossia di quello stato nel quale sicuramente esiste la necessità da un punto di vista dei conflitti di interesse di tutelare finanziatori, tutelare investitori da quello che può essere chiaramente un downside di un esito concorsuale, dall'altro lato che però deve garantire, abbiamo visto anche come tempisti e come flessibilità, gli strumenti per una gestione operativa che possa avere una qualche speranza di ritornare verso il mondo del bonus. Quindi cioè, il punto di domanda è effettivamente come gestire quest'area grigia con strumenti che possano funzionare sia diciamo, nel caso positivo di un ritorno in bonus, sia che offrano le adeguate protezioni nel caso di malaugurato di un downside. Quindi su questo vi chiedo diciamo 2-3 minuti conclusivi a testa e partirei da Antonella. Grazie. Grazie Massimo. Secondo me riprendiamo anche qui qualche concetto che è stato già esposto in precedenza. Allora, guardando l'ottica del mondo del servicer che va appunto a gestire posizioni UTP, il tema della specializzazione che è stato più volte menzionato è fondamentale e insieme con le competenze, cioè ci sono determinate competenze che sono necessarie per gestire questi crediti, competenze abbiamo detto di restructuring, di turnaround, di credito in primis, cioè bisogna capire di credito. Poi ce ne sono altre che magari potrebbero essere interne all'azienda, piuttosto che, ancora una volta riprendo qualche concetto che era venuto nella tavola precedente, anche andare all'esterno. Magari non è necessario che tutti i servicer abbiano l'esperto di shipping piuttosto che di food, ok? Però si può tranquillamente pensare a un equilibrio diciamo, tra risorse interne e approccio diciamo selettivo a magari invece competenze portate da fuori. Quindi tutto questo però, forse questo è stato un pochettino meno toccato, deve però anche poggiarsi su sistemi e tecnologie che siano in grado di appunto gestire le posizioni UTP. Cioè rispetto a un portafoglio NPL per cui ti serve un gestionale che è appunto orientato al recupero del credito, per gestire delle posizioni UTP ti serve un core banking che sia in grado appunto di intervenire sul credito stesso, quindi un APF e quant'altro. E nell'ambito del gestionale ti serve appunto uno strumento che ti supporti nella individuazione, clusterizzazione, elaborazione di strategie che poi chiaramente passa in mano al gestore, quindi non è un qualcosa che va a sostituire l'attività del gestore, anzi abbiamo detto sono sempre più fondamentali le competenze che descrivevamo prima, però può essere veramente un adeguato supporto nel momento in cui i volumi da gestire sono importanti. Quindi un messaggio è collaborazione, diciamo il supporto dei sistemi al gestore con delle competenze ben definite. Grazie mille. Gianluca? Grazie. Secondo me la nuova, come dire, la fase pandemica, quindi la crisi dovuta alla fase pandemica,
poi scombusserà un po' tutto quello che sono le value chain, sia all'interno delle banche che all'interno dei servicer o degli investitori stessi. Questo è indiscutibile, a prescindere da quanto può essere la magnitudo, no, della crisi, che speriamo non sia neanche vicina ai livelli che insomma un po' si paventano, per via appunto degli effetti mitigativi che ci sono stati con la nuova finanza piuttosto che la moratoria. Però a prescindere da questo, secondo me il punto fondamentale, soprattutto nella gestione degli UTP, è quello di individuare una partnership che deve essere come dire, definita e che non sempre c'è, attualmente ha una soluzione, tra le banche che individuano in maniera repentina i segnali di crisi e gli operatori specializzati, quindi con una specializzazione molto verticale in alcuni settori, che non mettano solamente capacità di servicing ma anche capitale di rischio, quindi investimenti propri, con un allineamento degli interessi molto forte tra l'originator e poi il servicer barra investitore. In questo senso, secondo me, le piattaforme sono delle ottime, come dire, strumenti di gestione, e saranno degli ottimi strumenti di gestione post pandemia, perché danno competenze specifiche e capitali di rischio. Allo stesso tempo le banche riescono a mantenere un uplift di quello che è l'investimento o la relazione portata avanti nel tempo, anche portando in parallelo quelle che sono le linee di working capital con una prospettiva di return in bonus. Quindi questo, secondo me, dovrebbe essere il motore evolutivo, no? E quello che ci aspettiamo poi di vedere. L'ultimo punto, che però spesso è distonico in tutte le discussioni che mi ho fatto, è che il vero necessità che adesso ha il sistema imprenditoriale e finanziario, ma anche il sistema bancario, è quello di individuare non più una forma di debito come supporto, ma una forma di creazione di equity. Dopo 13 mesi di Covid, insomma, lo shortfall dei patrimoni netti potrebbe essere significativo. Per questo ben vengano soluzioni come il patrimonio rilancio, piuttosto che altre soluzioni istituzionali o meno, che abbiano come centro dell'equazione l'entrata nel capitale delle aziende, perché è da lì che hai strumenti endogeni per superare la crisi d'impresa. Ottimo, grazie mille. Sperando, diciamo, che comunque poi l'ingresso, diciamo, nel capitale non preveda un ruolo dello Stato eccessivamente invasivo. No, per carità, no, assolutamente. Per solito. E Andrea? Due punti veloci. Allora, lato gestione va bene qualunque cosa, l'importante è che non siano cose generaliste, quindi va bene i FIA, van bene i service, l'importante è che siano cose settoriali dove la necessità è avere competenze. Quindi l'obiettivo numero uno non deve essere la recognition per le banche, ma deve essere sostenere cliente e impiegare competenze. E invece mi ricollego a quello che ha detto il dottor Padovani sugli strumenti 182 e 67, che sono chiaramente strumenti utilizzati, sono costosi, e noi in questi anni non abbiamo visto decollare gli accordi di composizione della crisi su quelle che sono le imprese più piccole, o almeno nella nostra esperienza non sono decollati. Quindi 182 e 67, due strumenti fondamentali, ma costosi e adatti solo a grandi imprese. Poi concordo sicuramente che il rinvio della legge era necessario, del nuovo codice di crisi d'impresa, anche se ricordo che la legge fallimentare entra in vigore nel 42, quindi in piena guerra mondiale. Assolutamente. Allora direi di lasciare gli ultimi due minuti conclusivi a Stefano e poi procediamo con i saluti per la prossima tavola. Grazie. Grazie. Ma penso diversi spunti ho sentito da ultimo. Competenze, anche per gli avvocati le competenze, diciamo, devono essere diverse, perché un conto è diciamo, l'attività sugli NPL, per i quali c'è un tema essenzialmente solo di recupero giudiziale, quindi parto con la lettera di diffida e attraverso precetto, decreto ingiuntivo, arrivo sperabilmente poi alla realizzazione delle garanzie o comunque al recupero parziale del credito. Altro è invece il mondo UTP, perché per i motivi che in vari modi sono stati già menzionati, sono necessarie competenze che riguardano l'operazione di M&A, che riguardano il banking, che riguardano il real estate, quindi diciamo il diritto penale, quindi diciamo competenze complesse. Penso che anche gli avvocati debbano poi fare squadra con gli altri operatori della filiera, quindi penso in particolare
ai servicer anche per farsi, diciamo, attori proattivi della gestione degli UTP e penso soprattutto a quelli che vengono definiti i cosiddetti small files. Non per niente si è in precedenza accennato al fatto che, diciamo, operazioni di cessione su portafogli molto granulari poi non se ne sono viste tante. È diciamo, quindi presumibile che soprattutto posizioni che sono nell'ordine del milione o all'intorno alla fine rimangano forse dove sono, quindi nel bilancio delle banche, e allora lì penso che gli attori della filiera, service, avvocati, advisor in generale, possano anche, diciamo, intervenire in modo propositivo per appunto formulare delle ipotesi di soluzione sia sotto il profilo industriale, quindi di piano economico finanziario, sia sotto il profilo dello strumento legale per gestire queste posizioni. È vero, le procedure 67 e 182 sono costose, però anche gli avvocati stanno imparando ad utilizzare strumenti cosiddetti di legal tech, che quindi consentono poi, laddove appunto ci sia una certa standardizzazione, di produrre documenti legali in tempi contenuti e quindi, diciamo, ragionevolmente anche con costi più contenuti. Ottimo, grazie mille. Allora ringrazio tutti i partecipanti. Tra l'altro mi segnalano che stiamo ricevendo un po' di domande, però c'è un lag temporale perché dal testo delle domande riguardano il panel precedente ed erano sulle aste, quindi magari se qualcuno poi ha delle domande tardive noi in qualche modo le raccogliamo, vedremo in modo di un poco di magari di evaderle in qualche altra circostanza con nuove tavole di tavole rotonde. Intanto ringrazio tutti gli ospiti e direi che possiamo chiudere in questo modo il secondo panel dell'NPL UTP Forum. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.